Sicuramente si poteva lavorare su una candidatura che rappresentasse la compattezza del centrodestra e che riuscisse però a rappresentare anche le idee del centrodestra, no? Che è uno dei problemi che noi poniamo sempre nella coalizione. Dopodiché questo non è stato possibile e a noi pare che con tutte le difficoltà del caso, i tempi eccetera, sa, partiamo comunque da un vantaggio. Tutti conoscono Wanda Ferro a Catanzaro. La conoscono come donna, la conoscono come amministratrice, la conoscono come politico, la conoscono come persona che è legata a questa terra e che per questo può dare a questa terra le risposte che servono. Una persona che non ha padroni, che non ha amici, diciamo, degli amici da accontentare. E io credo che sia esattamente quello che serve in una terra come questo. Confido che in una terra di uomini e donne liberi si voglia votare per difendere quella libertà. Una candidatura arrivata a poche ore dalla chiusura delle liste, ma cosa è mancato nel confronto con gli altri partiti del centrodestra? Secondo me è mancata la volontà di anteporre i bisogni di dei cittadini di Catanzaro ai problemi interni alle singole forze politiche. È mancato il fatto di credere che, insomma, dare una speranza, no, una occasione, un futuro ancora migliore ai cittadini di Catanzaro fosse più importante di garantire le singole correnti all'interno dei singoli partiti, no? È una cosa della politica che io non ho mai particolarmente amato. Non penso che i cittadini o che il destino di una terra come questa, che è una terra che soffre, no? Che ha bisogno di coraggio, di gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo, ecco, io non penso che tutto questo possa essere o debba essere piegato alle beghe. Le beghe mi interessano poco, per cui quando vedo le beghe, diciamo, io cerco di immaginare un'alternativa e poi ci diranno i cittadini di Catanzaro che cosa ne pensano. Molti di maggioranza parlano di un possibile accordo sui balneari. Lei che cosa ne pensa? Non conosco gli termini dell'accordo, quindi non sono in grado di giudicare qualcosa che non ho letto. Posso dirle che considero francamente curioso che si stia accelerando così, proprio mentre noi aspettiamo da parte della Consulta della Corte Costituzionale un pronunciamento sul ricorso per conflitto di attribuzioni che Fratelli d'Italia ha presentato avverso le sentenze del Consiglio di Stato, perché sui balneari c'era una legge votata dal Parlamento della Repubblica Italiana in quello che è ancora un sistema parlamentare, il Parlamento non serve solo a fare gli inciuci, in cui secondo noi rispetto a quella legge, diciamo, le sentenze del Consiglio di Stato sono state molto oltre, diciamo, quelle che sono le normali competenze del Consiglio di Stato. Abbiamo appunto presentato un ricorso, nelle prossime ore dovrebbe arrivare una risposta dalla Corte Costituzionale, rispetto delle regole vorrebbe intanto che si aspetti la risposta della Corte Costituzionale per capire se, diciamo, il tema delle aste imposte il prossimo anno sia effettivamente diciamo un tema da porre oppure no, oppure va bene la legge che il Parlamento votò. Dopodiché lei sa come la penso sui balneari. Io credo che espropriare 30.000 aziende italiane per mettere all'asta è un pezzo, tra l'altro, non solo di impresa italiana, ma anche, insomma, un pezzo di impresa italiana che grava su diciamo un asset strategico per favorire le grandi concentrazioni economiche, sia un delitto nell'Italia di oggi. E mi fa specie sentir dire o sentir rumoreggiare sul fatto che questa sarebbe una delle condizioni dell'Europa per darci i soldi del PNRR, perché le ricordo che i soldi del PNRR sono presi per 2/3 a debito, sono soldi che noi ripaghiamo con gli interessi, quindi qualcuno ci faccia capire il vantaggio di prendere dei soldi che ripaghiamo con gli interessi per farci espropriare di pezzi di impresa italiana. A me non è chiaro questo vantaggio e mi dispiace che Fratelli d'Italia si sia ritrovata poi alla fine abbastanza da sola in questa battaglia, che è una battaglia di giustizia e di rispetto del lavoro degli italiani contro gli interessi della grande concentrazione economica. Qualcosa che le non vale fibrillazioni di Forza Italia, si parla anche addirittura di una federazione con la Lega. Quanto e in che modo possono incidere sulla coalizione del centrodestra? Ah, guardi, queste sono materie che riguardano il partito di Forza Italia. Io, che sono segretario di un altro partito, non mi permetto di metterci bocca. Penso che ognuno i problemi dei propri partiti se li debba vedere al suo interno e che sia abbastanza, come posso dire, insomma, che sia fuori luogo, mettersi ad argomentare su queste materie. Ognuno si occupa del partito suo. Dopodiché i problemi della coalizione sono altri e io li ho spiegati tante volte. Noi chiediamo chiarezza, chiediamo regole, chiediamo rispetto e chiediamo orgoglio per rappresentare questa metà campo. Perché io non crederò mai al racconto per cui in Italia, per essere presentabile, tu
tu devi essere di sinistra o andare a braccetto con la sinistra o governare con la sinistra. Io penso che sia molto presentabile tentare di governare questa nazione con le idee, i valori del centrodestra.